Salvatore Fangareggi è stato un politico importante per la provincia di Reggio, è stato per 10 anni in consiglio comunale, lungamente e ripetutamente presidente del comitato di controllo, vicepresidente dell'Istituto Case Popolari, ma io lo ricordo soprattutto come un intellettuale, era un intellettuale piuttosto raffinato, era un critico d'arte ed era appassionato nella ricerca storica. Il suo apporto alla politica era un apporto sempre con spessore culturale e con una sapienza storica particolarmente preziosa, soprattutto per chi era più giovane. Io appartengo a una generazione successiva alla sua, quando ci si rivolgeva a lui per chiedere consigli e punti fermi, insomma, no? Si capiva che l'uomo era un uomo che aveva alle spalle ruminazioni di pensieri solidi che lo caratterizzavano, insomma. Mi pare che sia figlio del suo tempo, un tempo in cui a Reggio ha contato moltissimo l'influenza culturale di Giuseppe Dossetti. Fangareggi era un dossettiano, un discepolo di Dossetti. Poi, quando rimase orfano, perché Dossetti nel 52 uscì dalla politica, si legò in modo particolare al suo amico e capo squadra, potremmo dire così, Franco Boiardi, a cui restò fedele a lungo, ecco, sino al 1956, quando Boiardi scrisse un libro molto critico su Dossetti e Fangareggi non lo condivise. E questo non vuol dire che avessero rotto l'amicizia, sono sempre stati legati sino alla fine Franco Boiardi e Salvatore Fangareggi, ma politicamente lì cominciò una divaricazione. Possiamo dire che una differenza fondamentale fra di Fangareggi rispetto a Franco Boiardi è che Fangareggi era molto dialogante con la sinistra, aperto, curioso delle posizioni nuove, ma era convintamente democristiano e lo è stato oggettivamente fino alla fine. Da questo punto di vista possiamo dire che la sua è stata una testimonianza, come dire, di militanza politica sempre critica, nel senso che non ha mai rinunciato alla critica, ecco, ma nello stesso tempo anche sempre leale rispetto alle idee di fondo che lo indussero all'impegno politico.